Ragazze, guardate il video fino alla fine perché ci sarà un regalino per voi e comunque qui sotto nell'info box trovate anche tutte le informazioni. Buona fortuna! Buongiorno, allora se vi va oggi venite con me che ho qualche commissione da fare. Allora, prima di tutto mi pulisco le mani perché ho appena buttato il pattume e non mi sembra il caso di andare in macchina così. Allora, eccoci. Poi non ho capito bene questa cosa, ma ultimamente io non ho mai avuto la pelle secca, ultimamente è secca. Non capisco, proprio screpolata. Cioè, adesso provo a darmi un attimo di burro cacao, che dite qui sopra. Poi, altra cosa, sto facendo un test. Io ho la palpebra che lacrima sempre tantissimo e l'ombretto normalmente non dura una cippa. Vediamo adesso, voglio vedere se per caso con questo metodo che sto usando e credo di non averlo. Io me lo sono inventata, non so se esiste, se qualcuno ne ha parlato. Comunque, se funziona, io ve lo dico perché credo che come me tante altre persone abbiano la palpebra che è lacrima. Quindi, ma proviamo, adesso vediamo. Allora, volevo fare una cosa. Sto cercando nella borsetta burro cacao. Guardate, ma che cosa. È proprio brutto, anche da vedere. Non ho mica capito cos'è questa. Non ho fatto ceretta di recente, quindi non è quella. Boh, poi intorno alla bocca, anche al naso. Mica capita questa cosa. Vabbè, comunque vi aggiorno un attimo sui miei giri. Aspettate che appena la borsa vicina, così la sistemiamo un po' meglio e non mi devo chinare. Allora, i giri sono, intanto che sono le mezzogiorno e 20. Ovviamente, perché io devo fare i giri e le commissioni quando mio marito è a casa ed è quindi lui è arrivato a casa da poco e adesso farò le commissioni, quindi non pranziamo, ma non è un problema, facciamo poi merenda ed è più avanti e basta. Direi che vi ho detto tutto. Allora, devo andare a. Siamo nati in biblioteca. Faccio vedere, aspettate perché in biblioteca ho trovato un libro nuovo. Biblioteca, eh? La Kinsella, la famiglia prima di tutto che è nuovissimo, infatti guardandolo secondo me non è neanche stato aperto e quindi questa sarà la mia prossima lettura e adesso noi andiamo alla COP, con 8P, perché devo prendere il premio con i punti che a fine anno scadeva il catalogo, è arrivato, quindi lo andiamo a prendere. E poi dopo devo fare mente locale della lista delle cose che ho da fare, comunque sia, venite con me in un vlog così. Io non so se togliere la giacca o no, perché c'è una giornata che è bella, oggi è proprio bella, per fortuna. Andiamo. Ok, allora, premio preso. Adesso dovrei prendere le crocchette del gatto, però sinceramente non ho idea se prenderle all'Eurospin o al Lidl. Sto pensando dov'è che più le è a portata di mano. Secondo me Lidl, Lidl, Eurospin, Lidl. Andiamo al Lidl. Quindi, dove state andando? È una situazione un po' provvisoria, direi che possiamo andare. Ah, ho tolto la giacca alla fine perché fa davvero caldo, però sotto ho questa pelucciosa, quindi non patisco freddo, Eccoci qui, sicuramente. allora abbiamo fatto anche questo. Crocchette per il gatto, che alla fine sono le migliori. Mettiamo dietro. Poi nel mentre ho preso anche i panini per hamburger perché comunque mi servono. Da fare non come hamburger ma come panino. E adesso stavo pensando che a forza di mettere la roba dietro non ci sto più. Aspettate un attimo. Ok, allora stavo pensando cosa fare adesso perché di giri ne avrei, però devo anche considerare l'orario perché sono le 1:20. I miei giri sono sempre questi. Acqua. Ah, vi faccio vedere intanto. Aspettate, provate a guardare. Non si è spostato. Cioè, aspettate.
non si è spostato minimamente, quindi se vi può interessare vi faccio vedere come l'ho fatto. Adesso lo testiamo fino a sera, però comunque normalmente con il primer normale poi l'ombretto vado sempre a com'è che si dice, si raggruma perché scivola, si scioglie, anche se magari è un trucco waterproof, perché in questo caso è waterproof, però il mio piange talmente tanto l'occhio che mi trovo sempre tutto immacchiato anche sotto, quindi è un buon trucchetto. Adesso penso agli altri giri da fare e poi vi aggiorno. Allora, aggiornamento, perché nel mentre sono andata da Chiabi o Chiabi e ho preso due cosine, tre, solo che non so come posizionarvi. Perché ho riflesso della luce, aspettate, così, così, allora, ok, allora dunque cosa ho preso? Noi siamo ancora in periodo molto invernale, quindi maglia pelusciosa, super pelusciosa anche dentro, che costava 14 euro, molto carina, però vabbè, 14 euro a prezzo pieno. Poi altra maglia super pelusciosa che è simile a quella che indosso adesso. Beh, anche questa è carina. Questa veniva a 12 euro. E poi, perché non ce li possiamo mai far mancare, calzini in pile. Sì, da me ancora non c'è questa temperatura. Adesso che sono in città si sta bene effettivamente ed è senza giacca, però appena va giù il sole da me ed ho 15 gradi in casa, quindi ci stanno ancora. Allora, perché dicevo, quella era a prezzo pieno, poi mi è scaduto lo scontrino, eccoci, eccolo, comunque sia, ed dopo avevo con i punti di Chiabi lo sconto del 15, quindi avevo uno sconto, e poi dopo avevo, con lo sconto andavo a pagare, aspettate, 25, no, con lo sconto, sconto fedeltà, esatto, andavo a pagare 25,50, però io avevo un buono da 15 euro e un altro buono da 10 euro e quindi ho pagato 50 centesimi, direi che questo è lo shopping che mi piace. Aggiornamento, è ancora tutto fermissimo. Io direi che sto pensando se fare un altro giro, visto l'orario, perché sono le 14:40. Aspettate che chiudo dietro. Ecco qua, ho i ganci nella macchina. Sono comodi queste specie di gancetti, perché comunque fermo tutto ed è senza che appoggiarlo ovunque. Avrei un altro giro da fare, sinceramente, adesso ci penso. Soprattutto vedo e sento anche mio marito se deve andare via oppure se può aspettare un attimo. Non mi sto neanche lucidando più di tanto, vi devo fare un test anche del fondotinta, sicuramente, comunque è della Essence, e noi continuiamo la giornata. Eccoci, allora, ultimo aggiornamento, mi sono fermata anche da Arca Planet, così ho preso un po' di cosine anche lì. Qui inizia a essere calda la situazione, sono le 3:10 ed è il caso che mi do una mossa, perché mio marito deve anche muoversi lui, quindi è ora che mi muovo. Ho preso altre cose, ve l'ho detto. Quello che mi... ah sì! Vedete che sta reggendo? Mi piace, anche se mi cola un pochino l'occhio, regge, e questa cosa mi piace. Allora, quello che volevo chiedervi è se questi video molto fast vi piacciono, se preferite che li carico qua su YouTube, se li metto come storie su Instagram o come IGTV sempre su Instagram, questo me lo dovete dire voi. E sto pensandoci, anzi, sicuramente guardate il video fino alla fine, perché tra tutti quelli che mi diranno dove preferiscono questi tipi di video, ci sarà una sorpresina, estrarrò una sorpresina, quindi è il caso che lo guardate. Ed con questo direi che per adesso è tutto ed alla prossima, ciao!